Beh, il Covid è una patologia complessa e ancora in parte poco conosciuta, ma stiamo accumulando dati e conoscenze su questo tema anche relativamente ai postumi che lascia questa malattia. Ci sono alcuni studi pubblicati che si riferiscono soprattutto alla popolazione di Bergamo che indicano come a distanza di 3 mesi circa dalla dimissione dall'ospedale i pazienti abbiano ancora in una quota significativa dei sintomi più o meno importanti fisici e anche segnali di attivazione della coagulazione riferibili probabilmente a una sostenuta e tardiva infiammazione. Questo non vuol dire che tutti i pazienti con Covid, ovviamente, dopo la guarigione debbano essere in qualche modo protetti sul versante coagulativo, per esempio, ma vuol dire che dovremo affrontare, e stiamo già facendolo con degli ambulatori dedicati, anche il problema del post-Covid, che è necessario distinguere anzitutto fra patologie del sangue, come definiamo, oncologiche oppure sempre del sangue, ma non necessariamente di tipo tumorale. Le prime sono classicamente le leucemie, ma anche i linfomi e i mieloni. E questi pazienti hanno sicuramente un alto rischio di avere forme gravi di Covid e hanno anche un rischio molto più alto di quello della popolazione generale di morire per Covid qualora lo contraggano. Lo stesso non si può dire invece per i pazienti, e fortunatamente per i pazienti con patologie ematologiche, penso a un'anemia, penso a un difetto della coagulazione, penso anche a una mancanza di piastrine, che non hanno un momento fisiopatologico di malattia neoplastica. Questi soggetti non hanno un rischio sostanzialmente maggiore, almeno quello che sappiamo oggi, di avere forme gravi e complicazioni severe da Covid. È molto meglio vaccinare questi pazienti ed è certamente sicuro e a questo punto va sottolineato come le indicazioni di AIFA, dell'Istituto Superiore di Sanità, relative all'uso preferenziale di alcuni tipi di vaccini in soggetti fragili derivano non dall'idea di ridurre il rischio di questi vaccini. I vaccini sono tutti sicuri, ma l'idea di preferire alcune tipologie per i soggetti più fragili è legata all'intenzione di garantire a queste categorie particolarmente a rischio, fra cui appunto anche i pazienti oncoematologici, il massimo della protezione possibile in base ai dati che sono stati forniti dagli studi registrativi. Partiamo dalla fine, casi di patologia particolarmente grave, segnatamente di tipo tromboembolico, non sono stati segnalati a Modena. E che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che il vaccino AstraZeneca è un vaccino sicuro e lo dobbiamo confermare ancora una volta e dobbiamo imparare a leggere i dati riportati come un elemento positivo e non negativo. Capisco che è difficile, ma la segnalazione degli eventi avversi puntuale e precisa ci dice soltanto che c'è una grande attenzione nel cogliere e nell'identificare, c'è un sistema di vaccino vigilanza estremamente attivo e che questo sistema di vaccino vigilanza finora ha colto tutti i segnali, ma non ha evidenziato nessuna evidenza di una correlazione in termini proprio di fisiopatologia fra la somministrazione del vaccino e le complicanze che sono state osservate. E il tema del Covid e delle trombosi, soprattutto trombosi venose, ma non solo, è un tema che va sottolineato con molta forza, proprio perché ricordiamoci con molta chiarezza che questa patologia è di riscontro frequente nei pazienti ricoverati per Covid. E anche questo va messo in conto nel rapporto rischio-beneficio dei vaccini. Noi abbiamo timore per pochi eventi segnalati di
di complicanze trombotiche non necessariamente associate al vaccino, come abbiamo visto, e ci dimentichiamo che il rischio è enormemente più alto se si contrae il Covid. Che cosa abbiamo imparato in quest'anno? Sicuramente abbiamo imparato ad essere molto più attenti nella prevenzione di questi eventi. I pazienti sono profilassati per il rischio anfalici, prevalentemente l'eparina a basso peso molecolare sottocute, molto, molto in una fase precoce di malattia, e questo sicuramente ha ridotto l'incidenza di complicanze tromboemboliche. C'è ancora molta discussione sui dosaggi ottimali di questo farmaco che vadano utilizzati anche in base alla gravità del quadro clinico. Devo dire che diversi studi randomizzati in tutto il mondo, fra cui uno anche promosso dalla nostra azienda ospedaliera universitaria, stanno raccogliendo i dati e li stiamo riunendo in una grande meta-analisi coordinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbe fornirci anche in tempi brevi una risposta a questo quesito: quanta eparina fare al paziente ricoverato con Covid-19?